ragazzi, bentornati qui in cucina col banana. Oggi facciamo un calzone ripieno sempre di zucca sul filone delle ricette di zucca, salsiccia e provola affumicata. Dedico il calzone a Davide Parducci e Sara che me l'avevano chiesto tempo fa di fare un calzone. Poi lo dedico anche a Mimmo Saku Inglese che mi aveva chiesto un panino con la zucca. Siccome recentemente avevo fatto quello con la mortadella, comunque è sempre una cosa che si mangia con le mani, tipo panino, e quindi è dedicato anche a te. Ciao ragazzi! Il banana, il banana, il banana, il banana, il banana. Ingredienti: abbiamo della zucca, sono 150 grammi, poi abbiamo un centinaio di grammi di provola, una salsiccia e dell'impasto per la pizza. Mettiamo in padella un goccetto d'olio e la nostra zucca, la facciamo cuocere e poi solamente alla fine aggiungeremo la salsiccia. Nel frattempo intanto accendiamo il forno. Ci siamo lievitati con un po' d'acqua per la cottura, ora mettiamo un pizzichino di sale, poi mettiamo un pizzichino di pepe. Ok, e andiamo a mettere la nostra salsiccia a ciuffettini, facciamo cuocere qualche minuto e il ripieno è pronto. Eccoci qua ragazzi, abbiamo steso un po' dell'impasto, faremo due calzoni. Allora, le salsicce le ho dato semplicemente una scottata perché tanto poi andrà cotto al forno e quindi continuerà lì la sua cottura. Ora andiamo a mettere formaggio, e poi andiamo a bagnare un po' i bordi e andiamo a chiudere. Spennelliamo un po' l'uovo sopra, un po' di rosso sbattuto, e mettiamo al forno 200 gradi statico. Vedo bene il tempo, penso comunque ci vorrà una mezz'ora sicuro, comunque ora vediamo. Eccolo qui il nostro calzone, 200 gradi statico, 30 minuti, ne abbiamo fatti due. Vabbè, vi faccio vedere solamente questo per l'assaggio. Aspettate, non tagliare male. Scotta un po'. Scotta tanto, eh. Soffio un po' e poi assaggio. Buono? Buonissimo. Provate ragazzi, buonissimo. Prima la ricetta di Halloween, no? Sì. Calzone casa usicchia. Sì. Ci vediamo ragazzi nel prossimo video, provatelo che è buonissimo. Il banana, eccolo qua.